a tutti da Sistema Roulette. Oggi volevo portarvi questo progetto alla quale sto lavorando, ancora in work in progress, e vediamo un po' come va. Facciamo girare la roulette. Abbiamo 140 euro di cassa iniziale, fondamentali a mio avviso per questo sistema. Abbiamo un 10, un 3, un 33, un 19, 36, 10, e 30. Ok, come prima giocata la situazione ideale si è creata e possiamo andare a puntare i primi numeri. Dovrei prenderlo intorno ai primi spin. Il primo colpo. Ok, è uscito il 26. La giocata però non so chi conclude, non si conclude qui, perché può darci ben altro. Vado ancora, eccola qua. Abbiamo anche il 18. Quindi 26 e 18, 2. Quindi abbiamo detto 2 presi su 8 puntate. Andiamo ancora. Eccolo qua. Abbiamo anche il 14. Chiudiamo qua. Estraiamo ancora a vuoto la roulette. Abbiamo il 26, il 12 e il 13. Ok. Questo lo definisco un pilastro, cioè una puntata fissa che io lascio praticamente per salvarci diciamo da certi inconvenienti. Poi capirete il perché. Ho voluto tentarmelo al raddoppio perché ero convinto di questo, di uno di questi tre numeri. Ovviamente non sappiamo quale possa uscire, se uno dei tre. Comunque ero sicuro, quasi sicuro, perché ricordatevi che nella roulette nulla è sicuro, perché può sballarvi la giocata da un momento all'altro. Essendo un pilastro questo, io lascio ancora la puntata sul 10, l'11 e sul 12. Andiamo a vedere cosa esce. E vediamo un po' che puntata a fare. Ok. Lascio il mio pilastro dei tre numeri e vado a farmi questa giocata qua. Il 31, il 28, il 34, il 35, il 32 e il 33. Primo spin niente, 35 lo prendo. Ok. Questo punto abbiamo 23, 21, 3, 17, 35. Mi ripeto la stessa giocata con i pilastri puntati stesso. Vado a farmi altri 5 spin. Uno spin, primo spin, nullo. Secondo spin, nullo. Terzo spin, ho ripreso 7,20. Ok. Andiamo ancora. Lascio sempre puntato il mio pilastro.
Abbiamo il 20, 19, 5, 15, 27 e 34. A questo punto sempre 20 sul mio pilastro. Vado a puntarmi il 6, il 4, il 2 e l'1. Ok, è uscito il pilastro, il 10, punto ancora. Raddoppio. Ancora il pilastro. Eccolo qua. Il punto di nuovo. Eccolo qui, 12. Questo è il mio pilastro, perché pilastro? Perché ho notato, e non solo in questa roulette, questa terzina esce un po' troppo spesso. Quindi la tengo come, diciamo, come fisso, per ammortizzare anche le altre giocate, no? Non uscendo, o comunque andando a puntare più su altri numeri, avendo questa già in puntata, perdendo ammortizzerebbe, diciamo, la perdita. Ora abbiamo il 12, il 32, l'1, il 36 e il 30. Li provo questa giocata qua. Il 4, il 6, 5 e 8. Primo spin, niente. Ok. Il 4 c'è. Lascio sempre 20 centesimi sul pilastro, su tutti e tre i numeri. A questo punto abbiamo il 4 come numero appena estratto, e il primo, e l'1, scusate, come il quinto estratto. Ancora non mi sento di puntare niente. Continuiamo. Lascio sempre puntato il mio pilastro e punto. Primo spin, secondo spin, terzo spin, quarto spin, quinto spin, raddoppio. Raddoppio di nuovo, 28 euro non mi basta, penso che me ne dia, eccolo qua, 24 doppio, non mi basta. Ancora batteria scarica, benissimo. Mi ripunto questo, eccolo qua, il 24 ancora. Ora mi vado a puntare, lascio stare il pilastro, mi vado a puntare l'ultima sequenza alla quale io credo debba uscire. Non nell'immediato, ma quasi. La sequenza è questa qua. Eccolo qui, 32. Bene ragazzi, questo ovviamente adesso non mandatemi email, perché è tutto in progetto ancora e sto facendo ancora degli studi specifici, un po' anche per accorciare i tempi di spin e i numeri. Più o meno quello che avete visto, il succo è quello. Per avere un sistema comunque che sia sicuro, tra virgolette, comunque che ci porti qualche vincita, diciamo, senza strafare,
Io ad esempio adesso non ricordo se ero con 140, 100, 140 mi pare, insomma, 239 euro. Basta così. In pochi minuti mi va bene quello che mi sono riuscito a costruire. E niente, quindi non mandatemi adesso email, info del sistema, perché ancora, ripeto, il sistema in preparazione, l'ho voluto portare per gli utenti del canale, per chi lo guarderà. E niente, spero si senta l'audio, perché purtroppo io ho rotto il microfono a condensatore, quindi sono senza microfono e adesso dove vivo è tutto chiuso e o lo ordinerò da internet o comunque adesso vedrò un po', spero si senta, cerco di equalizzare un po' l'audio e ed amplificarlo. Un saluto a tutti, un saluto particolare va a Emilio, grande Emilio, amico mio, Mac, lui sa chi è, Stefano, poi ancora abbiamo, adesso non mi ricordo, comunque tutti gli altri, c'è Andrea, un saluto comunque ai più stretti, diciamo, un saluto anche ai nuovi che magari si iscriveranno, un grande saluto anche a Michele. E a tutti gli altri. Ciao belli, alla prossima, ciao.